dopo tanti millenni di poesia, dove si trova ancora lo spunto per continuare a dedicarsi a quest'arte? È come dire, il mare come fa a trovare sempre ondine nuove, no? Si vede che ha dentro di sé una energia, e così anche la poesia. Che dirle d'altro? La poesia come più alta forma di pensiero, lei diceva prima. Pensiero, la più alta forma di espressione umana, che è pensiero in gran parte, però è soprattutto anche toccare delle zone che il pensiero non ha ancora scoperto. Come, un po' come il sesto senso, oppure gli ultrasuoni. Ecco, ci sono dei colori che noi non vediamo, no? E delle cose che non vediamo perché appartengono a un'altra categoria. I nostri cani, per esempio, vedono delle cose, sentono delle cose che noi non possiamo sentire perché noi non abbiamo gli ultrasuoni. E il poeta, appunto, ha gli ultrasuoni. E quindi ci vuole la sensibilità, certo, però anche quella bisogna coltivarla e soprattutto appoggiarla con delle letture, con dei pensieri, con un tipo di esperienza che non sia soltanto immediatamente pratica. Ecco, quello che bisognerebbe insegnare ai bambini, che non, le cose non devono servire, ma devono essere. Spesso si comincia a scrivere poesia anche da giovanissimi per tirare fuori quello che si ha dentro. Quando è che a un certo punto, anche guardando la sua esperienza, si capisce che non è più un gioco, che si fa poesia perché è la sola cosa che si vuole fare? Lei dice quando si comincia a capire che non è un gioco? Sì. Ma è sempre un gioco, io direi. Anch'io gioco con la poesia. Mi diverto moltissimo anche quando scrivo delle poesie che sono tutt'altro che divertenti o magari sono tragiche. Però la creazione, il momento della creazione, è qualcosa come Saba la chiamava una vasta maternità, che mi sembra molto giusto anche se applicato agli uomini, no? L'impressione di creare qualcosa, di dare vita. Il momento del travaglio, il momento della gioia, quali sono per un poeta i più profondi? Cioè, si sente più il travaglio o più proprio il momento del parto, della liberazione? Beh, è un po' difficile vedere se c'è un punto d'arrivo, no? Quando si comincia a scrivere si è presi da una specie di rivelazione di noi stessi e poi si continua fino a quando la poesia finisce.